Si chiude l'anno scolastico, l'avventura per gli studenti italiani anche per quest'anno è conclusa. Da domani ultimo giorno di scuola, poi pronta la vacanza. A soffrire saranno ancora solo gli studenti che devono affrontare gli esami di Stato. Per loro le prossime saranno giornate intense di studio in vista degli scritti e poi delle prove orali. Ed intanto, per quanti si apprestano alla vacanza, le giornate di questa settimana sono tutte dedicate alle recite di fine anno. Insegnanti e studenti, a conclusione di settimane di intenso lavoro laboratoriale, si stanno cimentando in attività varie da portare in scena. Oggi all'Auditorium Don Milani di scena sono stati gli studenti delle classi quarta delle sezioni C e D della scuola primaria. A conclusione di un laboratorio scolastico tenuto dall'insegnante Adelaide Messina, supportato dalle insegnanti Barbara Spoto e Rosetta Spampinato, sulla scia dell'attività scolastica di quest'anno in scena è stata portata una versione rivista dell'epica avventura di Ulisse. Con il titolo Il viaggio di Ulisse sono state raccontate in chiave ironica le avventure e le insidie affrontate dall'eroe che aveva lasciato la sua Itaca per un lungo viaggio in mare. Ed eccolo Ulisse e i suoi uomini alle prese con il re dei ciclopi Polifemo, al quale ha dovuto accecare l'unico occhio per sfuggire a morte certa. E poi la maga Circe, le sirene, fino al ritorno ad Itaca, dove intanto lo aspettava la sua Penelope, costretta a prendere tempo con i proci che la richiedevano in sposa. Una storia epica ed intramontabile che lascia libera la fantasia ieri come oggi. Presente alla rappresentazione anche la dirigente della scuola, Alfio Ciccia, che ha ringraziato studenti, insegnanti e genitori per il lavoro svolto. Per il quarto circolo si chiude un'avventura, la sua. A causa del dimensionamento scolastico, la scuola perde la sua indipendenza e verrà inglobata a partire dal prossimo anno scolastico al vicino comprensivo Don Milani.